Giorgia De Benete, più tardi con altri aggiornamenti. Andiamo su Telegram, andiamo in una chat, lo facciamo attraverso la Guardia di Finanza che scopre una truffa dove venivano pubblicizzati e poi venduti falsi green pass in cambio di criptovalute. Agganciavano potenziali clienti tramite le chat di Novax su Telegram, promettevano falsi green pass ma perfettamente funzionanti al costo di circa 100 euro l'uno con la formula soddisfatti o rimborsati e accettavano solo pagamenti in criptovalute. A scoprire la truffa al termine di un anno di indagini che si sono avvalse di strumenti investigativi di ultima generazione, il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza in un'indagine coordinata dalla Procura di Milano che ha portato a una serie di perquisizioni sequestri in tutta Italia e all'iscrizione nel registro degli indagati di 4 persone. Parliamo intanto dei soggetti senza scrupoli, soggetti che dispongono comunque di una tecnologia avanzata in grado di ricevere pagamenti in criptovalute che abbiamo sequestrato. Questo chiaramente ci fa pensare che non sia soltanto questo il gradino a cui fermarsi, ma che purtroppo spesso e volentieri, aderendo a queste forme di escamotage, si finanzia la criminalità organizzata. Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute e sequestrate numerose fotografie di documenti d'identità e tessere sanitarie, referti di tamponi con esito negativo, false recensioni di clienti che in precedenza avevano acquistato i pass contraffatti e le criptovalute con le quali erano stati pagati i certificati. Sotto la lente degli investigatori ora però c'è soprattutto il traffico di dati personali, quelli che volontariamente gli acquirenti di falsi green pass in nome di privacy e libertà inviavano alla banda. Si tratta di persone che hanno messo in mano a criminali documenti di identità piuttosto che informazioni personali e che quindi adesso potrebbero essere state usate anche per truffe piuttosto che per vendere nel dark web. E quindi si può dire che da questo punto di vista l'indagine è tuttora in corso. Diretta Giuffrida, Sky TG24.